drinking kerosene. He's on the women's white red dream. He's the king of fucking everything. Vale, buongiorno, io sono distrutto. Sì, sono, io no, invece sono fresco come una rosa. Sono a pezzi. Volevano trascinarmi a Garda Lanieri. Ti posso fare cosa è successo? A giocare a hockey. Ma non vi eccitate, ma non vi eccitate, che lo so che dici. Guarda, 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 guarda. Ma vai via. Guarda qua. Ma per favore, guarda. Ma no, ma lascia stare. Ma guarda ma qua. No, ma no, è nudo. Guardalo. Ma che botta. Ma, un disco dell'hockey. Ma tu puoi fare questo? Quel disco dell'hockey, il disco dell'hockey. Ma io ti faccio censurare. Guarda qua. Ma dai. Il disco dell'hockey mi ha beccato qua. Il disco dell'hockey mi ha beccato qua. Guarda l'esplosione dell'ematoma. Bestiale. Senti, tirati su stelle mutande, però. Ti sei innamorato, di la verità, eh? Oh, e l'hockey lì, nuovi hockey, che bastardi, mi ha messo un porto e mi massacra. Ma mai puoi. Come te l'aspettavi? Non me l'aspettavo. Non te l'avevo detto, scusa. Mi mangio i pantaloni così. Io mi faccio tirare apposta addosso per poi spogliarmi qui. Ma scusa, un po' di mal di pancia, guarda, ti faccio. C'è il panolone, non so. Allora, di che ci sono tante cose che dobbiamo vedere oggi, tra cui una mastanghina del 69 originale. 5, mio del, anno, batti. Del? 65. Cazzo, che male che mi fa ancora. Ci crediamo, e non tirare giù i pantaloni. Malissimo, malissimo, va bene. Allora, però, partiamo, per arrivare lì, c'è cioè la classica vera, pura, giusto? Esatto. Elevata. Partiamo invece dal tema custom, giusto? Perché è un tema, invece, che negli ultimi mesi, ti facevo notare per quando sei arrivato che è cambiata proprio la mia officina, no? 3-4 anni fa, prima della nostra Bob Gear, lavoravo veramente tanto e solo sul classico. Il custom era in America, il custom piaceva perché figurati è sempre esistito un po' come l'elaborazione della macchina da noi, però l'Italia non vedeva ancora il custom come primo acquisto. Mi rendo conto che è cambiata la generazione, mi rendo conto che i ragazzi giovani sono più predisposti alla macchina potente, affidabile, supersonica da vedere e da guidare, piuttosto che accettare il famoso difetto di gioventù, no? Mm-hmm. Il fatto di rimanere a piedi o di doverla curare. Non che una custom non ti faccia lavorare quando la compri, però sicuramente è più facile da comporre, no? Costosissima, preziosa, però compri tutto nuovo. Certo, in pochi metri ne hai quattro, tutte e quattro macchine importanti, quella forse è la meno preziosa, no? Però comunque guarda, un oggettino. Guarda, apriamo il tema, perché questi sono stati i precursori, no? Questi costruttori, coloro i quali riproducevano le carrozzerie delle macchine del 30, perché ricordo sempre che Hot Rod, che poi è diventata Street Rod, perché Hot Rod era un po' la terunada del paese, no? Era un po' una definizione da cinghialotto. Poi invece era il Pasquale, diciamo. Era il Pasqualotto della situazione. È nato tutto quando le macchine nel 50, nel 60, dei Shuri, quando cominciavano a nascere queste macchine veramente fighe da vedere, morbide, comode, erano diventate vecchie queste, no? Così le buttavano allora via. I ragazzini, piuttosto che chi aveva pochi soldi in tasca, voleva alleggerirle, mettere supermotori e divertirsi. Cazzo, tutto è andato avanti, amplificato all'ennesima potenza, al punto che negli anni moderni, come questa, ci sono costruttori, nel caso di questa parliamo della Street Beast, questo è il nome della sua scocca, ha riprodotto di sana pianta la sagoma del Ford del 34. Con telaio Mustang sotto, con ponti moderni, insomma, c'era ancora il carburatore, c'era ancora voglia di farle non con l'iniezione, con tutti i servizi che hanno le macchine nuove, però sicuramente, bram, metti in moto e vado, non una papera, okay, sì, non i quattro cilindri a valvole laterali, non sta di olio, ok. E tutto si è evoluto in America, soprattutto, ribadisco, perché loro chiaramente sono avanti 15 anni rispetto a noi 20 con quello che è, però sto vedendo veramente che la gente viene da me e dice no, d'epoca te la tieni tu, la voglio con la faccia d'epoca, ma la voglio potente. Ma la voglio nuova. E adesso fammi domande, perché guarda, Willys del 41. Questo cos'è? Il carburatore? Quindi, cos'è? Sì, questo è tutto sopra il compressore volumetrico c'è il carburatore, quindi diventa tutto carburatore con un toy box, quello è il nome del compressore volumetrico. Ma che roba lì, guarda l'aspirazione là sopra. Quello è un dual quad, quindi ripetiamo la lezione, un carburatore per ogni cilindro, la famosa alimentazione singola, così la definivamo noi, sul compressore volumetrico della Toy Box, Big Als della Toy Box, che è 4000 cc di cilindrata. Quindi a un motore 7400 gli metti 4000 cc di compressore volumetrico. Tu figurati l'effetto al piede di un motore così. Su una macchina coupé del 41. Che questa non era. È proprio una del 41, non è come quella no, là. No, no. Questa è proprio una macchina originale del 41. Ma scherzi, assolutamente no. Questa, no, questo è un altro costruttore, okay. Si chiama Dennis Taylor, è tutta in resina, è un componente solo, mentre di serie aveva i parafanghi staccabili, insomma, la faccia è sicuramente quella della Willys del 41, però riprodotta anche lei con
voglia di fare una macchina da quarto di miglio. Io ero convinto che fosse una oldies but goodies. Ma è per quello, è per quello. No, questo è custom pieno. Quando parliamo di queste qua parliamo di full custom, quindi costruttore di sana pianta che decide di fare una macchina sulla base di un disegno commissionato dal cliente. Okay. La Bel Air invece che abbiamo in fianco è un 55, è tutto originale, il body e il telaio. Quindi parliamo di una macchina di ferro. Girava in America negli anni 50. Esattamente, lei girava in America negli anni 50, quindi è viva. Thomas, aprimi qua per favore, intanto che chiacchieriamo. Buongiorno Thomas, ciao ragazzi. E questo è quello che viene definito nei tempi moderni custom classic. Quindi tu parti dal telaio e la macchina di serie, per cui sei assolutamente in regola anche con la registrazione ASI, insomma non puoi ottenere l'ASI oro perché il commissario che ti vede con un motore così ti dice io ti sparo, però la macchina è di ferro, è al telaio ed è del 1955 come in questo caso. Ok, e qui sotto cosa gli ha messo invece? E qui sotto c'è un 427 Chevrolet. Anche lui con una linea di carburatori pazzesca, questi sono tre file di Demon, doppio carburatore, potentissima, aria condizionata di ultima generazione e una pulizia del vano motore che rende la macchina bella sotto il cofano tanto quanto lo è fuori. Vedi che finitura di dettagli che c'è. Certo, qui certo. Chi la costruisce non lascia un filo in giro, non lascia un bullone al caso. Insomma, è un po' diverso rispetto alle americane di quegli anni lì, che tu mi hai sempre detto, anche le inglesi, sono leggermente confusionarie. Madonna no? mia, no, ascoltami, il metodo di costruzione in catena non prevedeva il passaggio dei fili mediante robot, era tutta una roba fatta a mano. È chiaro che stampavano il circuito elettrico della vettura, però poi veniva inguainata e veniva assemblata a mano, non c'era nessuno che poteva montarla come vengono montate oggi le macchine moderne, senza togliere che tutto quello che prima era elettrico oggi è diventato elettronico. Non mi hai parlato della cavalleria di quella, della Willys e di questa a questo punto? Quanti cavalli fanno? Questa l'abbiamo portata a casa da RK, dichiara 585 cavalli. Insomma, pensavo di più. Chiaramente non fa 400 all'ora, è un motore da 600 cavalli da sensazione con le gomme da 400 mm dietro, insomma una roba pazzesca. Questa invece? Questa ne ha 500, anche lei dichiarati e certificati, ma qui va veramente forte perché mentre quella lì è da lancio, quindi tu ti trovi prima, seconda, terza e magari a 160 e il motore fuori giri, perché è fatta solo per darti una grande sensazione di accelerazione e perché non ha né sterzo, né telaio, né nulla per andare a 250. Ok, sarebbe, anche loro riconoscono i limiti, per cui sviluppano auto che sono da quarto di miglia e non da velocità pazzesca. Questo è un telaio lungo. Questa qui con un servo sterzo degressivo, come gli hanno montato. Mi piacerebbe che Pasquale facesse guardare questo gruppo di scatola, perché queste qui nascevano con il pistone idraulico sulle barre, il vero e proprio servo sterzo. Tu avevi un impianto meccanico e un pistone che spingeva la barra al tuo posto, quindi tutt'altro che controllabile quando andavi forte. Okay? Cioè, perdiamo un po' di sensibilità. Era solo comodo, era solo comodo per fare manovra, ma poi aspetta la macchina, che vado di la là. Macchina aspetta che vado dalla mia parte e non dalla tua. Aspetta che... Quindi questa è una macchina che ti dà anche soddisfazione, non dico sulla Serra Valle dietro un Carrera 4, però sicuramente è una macchina che ti regala qualche soddisfazione. Te la togli. Va bene, andiamo a fare un giretto fuori perché sta arrivando la mastanghina, che sono andati a lavarla. Voglio dare anche un'occhiata a un RAM e altre cose. Dai, let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Let's celebrate. Celebration.